Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista. Una buona serata da parte di Erika Zini e bentornate all'appuntamento con i libri. Quest'oggi abbiamo un carnet davvero molto ricco, quindi direi di partire subito da queste tre meraviglie che vedete proprio davanti a me. Sto parlando di una collana presentata diretta dall'illustratore Benjamin Lacombe. Nasce dal desiderio di presentare grandi classici in una veste nuova e raffinata, accostando quelli che sono i maestri della narrativa del passato allo stile di alcuni tra i più ispirati giovani illustratori di oggi. Un legame tra i testi della tradizione e le immagini per avvicinarsi anche a un pubblico, quello di oggi, sia giovane che adulto, attento alla narrazione visiva. I testi sono stati tradotti, adattati oppure riscritti, mantenendone però l'universalità e la profondità. Ogni artista, pensate, che ha scelto l'opera da illustrare, dandole così una versione personale, soggettiva e sincera. I primi tre titoli di questa collana li vedete proprio qui di fronte a voi, ovvero Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, che sono state illustrate da Justine Brax, un classico intramontabile della letteratura, un inno all'infanzia di tutti i tempi, senz'altro imperdibile anche per quel che riguarda le illustrazioni. Poi Il mago di Oz di Sebastien Perez, ispirato alla storia e ai personaggi di Baum. Le illustrazioni sono proprio di Benjamin Lacombe, anche in questo caso un elogio della differenza e dell'audacia. Infine, terzo titolo, Mignolina, una nota fiaba di Hans Christian Andersen con illustrazioni di Marco Mazzoni. In questo caso un nuovo sguardo su una fiaba intramontabile, anche qui un inno alla diversità, al coraggio e alla capacità di cambiare. Come vedrete sfogliando questi tre libri, ognuno ha un colore tematico di fondo. Il mago di Oz è sul verde, Mignolina è sul rosa e Pinocchio sul blu. Davvero colori anche che possono trasportare il lettore, che sia grande o piccino, in un mondo davvero fatato di fiaba. Benjamin Lacombe probabilmente già lo conoscete perché è un illustratore francese nato a Parigi nel 1982. Da bambino sognava di poter lavorare con la Walt Disney e con Tim Burton, ha lavorato però nel mondo dell'animazione, dimostrandosi quindi un artista eclettico in grado di misurarsi anche con diverse forme di arte. Ha una predilezione per le illustrazioni ispirate al mondo delle fiabe e dei racconti per bambini. Ha esposto dei suoi lavori nelle gallerie più importanti del mondo. Attualmente vive e lavora a Parigi. Quindi tre bellissimi libri illustrati magnificamente e pubblicati dalla casa editrice Rizzoli, già disponibili in tutte le librerie da regalare e regalarsi. Dopo aver parlato di questi classici intramontabili per ragazzi, facciamo un salto nel tempo, non presente, ma leggermente nel futuro. Un tempo in cui nasce un nuovo fenomeno. Tutti ne parlano, tutti desiderano avere o essere un Kentucky. E questo è anche il nome del nuovo romanzo di Samantha Schweblin, pubblicato per l'Italia dalla casa editrice Sur. Questo Kentucky può essere un topo, un corvo, un drago, un coniglio. All'apparenza sono innocui e adorabili peluche che vagano per il salotto di casa. In realtà sono robottini con telecamere al posto degli occhi e rotelle ai piedi, collegati casualmente a un utente anonimo che potrebbe quindi essere ovunque nel mondo. Di innocuo in effetti hanno ben poco, scrutano, sbirciano, si muovono dentro la vita di un'altra persona. Così una pensionata di Lima può seguire le giornate di un'adolescente tedesca, la vita di un'altra persona. Un ragazzino di Antigua può lanciarsi in un'avventura per le lande norvegesi e vedere per la prima volta la neve. O ancora un padre fresco di divorzio può colmare il vuoto lasciato dall'ex moglie. Insomma, le possibilità, come avete capito, sono infinite e non sempre sono limpide. Oltre a curiosità e tenerezza, questo dispositivo scatena infatti forme inedite di voyeurismo e ossessione.
Samantha Schweblin, l'autrice, è stata paragonata a Shirley Jackson come atmosfere e a David Lynch. È un libro che trasporta il lettore in un'atmosfera ipnotica, dipanando sotto i propri occhi una storia sorprendente e dal ritmo vertiginoso. Samantha Schweblin è una scrittrice argentina di fama internazionale. Nel 2010 è stata selezionata dalla famosa rivista Granta come una dei 22 migliori scrittori di lingua spagnola sotto i 35 anni, un riconoscimento in seguito confermato da numerosi premi letterari vinti. Oltre a Kentucky, Sur pubblicherà anche due raccolte di racconti che le hanno valso il prestigioso premio Ribera del Duero nel 2015 e la candidatura al Man Booker International Prize. Un romanzo che sicuramente farà discutere per i temi estremamente attuali che pone di fronte al lettore e ha una narrazione intelligente, a tratti sincopata, in grado di catturare anche i più distratti. Una serie di racconti dentro al romanzo, tutti legati da un filo conduttore. Non vi sveleremo quale, ma vi consigliamo senz'altro la lettura di Kentucky di Samantha Schweblin, appena pubblicato dalla casa editrice Sur. Anche nel terzo libro di oggi i ragazzi sono protagonisti. Sto parlando del nuovo romanzo di Colson Whitehead, pubblicato in Italia dalla casa editrice Mondadori. Come saprete, Colson Whitehead è uno scrittore statunitense vincitore con i suoi libri di numerosi premi. Il suo ultimo romanzo, La ferrovia sotterranea, pubblicato in Italia dalla casa editrice Sur, si è aggiudicato sia il premio Pulitzer sia il National Book Award ed è stato un successo mondiale. Questo nuovo romanzo è uscito in Italia in settembre e si ispira ad un fatto realmente accaduto, ma sentiamo la trama direttamente dalle parole dell'autore. The Nickel Boys takes place in a reform school for juvenile offenders in the 1960s. I follow two students, one a very idealistic boy named Elwood, who gets sent there through a sort of accident of justice. He's been inspired by the civil rights movement that he's grown up watching and thinks he can change the world. The other boy is Turner, who's an orphan and has had to survive through his wits and is less optimistic about the possibility of social change. So once I get these two boys into my fictional school, the Nickel Academy, the philosophical debate between them becomes the heart of the book. Come avrete capito, il romanzo è ambientato nei primi anni 60 in Florida. Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche a Frenchtown, il quartiere afroamericano della capitale. Ed Elwood Curtis, il nostro protagonista, è un ragazzino cresciuto dalla nonna che si forma sugli insegnamenti di Martin Luther King. Il suo più grande sogno è quello di frequentare il college e iniziare la sua nuova vita. Ma proprio il giorno in cui accetta un passaggio su un'auto che si rivelerà rubata, la sua vita cambierà totalmente. Pur non c'entrando niente con questo furto, Elwood viene spedito alla cosiddetta Nickel Academy, una scuola riformatorio per soli maschi, la cui missione è quella di trasformare il piccolo delinquente, tra virgolette, in un uomo rispettabile e onesto. Ecco, questo sulla carta, ovviamente, perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e proprio viaggio all'inferno. Un romanzo intenso, ispirato a una storia vera, quella della Dozier School for Boys di qualche anno fa, che ha spinto quindi Colson Whitehead a scrivere questo romanzo. I temi affrontati vanno comunque oltre l'aspetto razziale. Si parla di adolescenza, di ragazzi difficili alla ricerca di una propria identità, costretti a maturare in fretta o a dover affrontare pettegolezzi. Insomma, un romanzo davvero unico nel suo genere, che rivanga un pezzo di storia americana ma che potrebbe essere traslato in ogni parte del mondo. Una storia senz'altro difficile ma interessante dal punto di vista di Elwood Curtis, il protagonista dei ragazzi della Nickel di Colson Whitehead, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, consigliato per chi ama una lettura che faccia anche riflettere. Continuiamo a parlare di libri perché è uscito proprio questa settimana il terzo volume della serie La Traversa Specchi, scritto da Christelle Dabot e pubblicato in Italia per la casa editrice E.O.
Il primo libro, Fidanzati dell'inverno, ha venduto 200.000 copie solamente in Francia. Si tratta di una saga fantastica che si snoda tra le peripezie della protagonista Ofelia, una ragazza un po' goffa ma dotata di due doni assolutamente speciali, e dei bizzarri personaggi che la circondano. Per non svelare troppo a chi ancora non ha letto i primi due volumi, resteremo nella trama generale. Ci troviamo in un universo composto da 21 arche, tante quante sono i pianeti che orbitano attorno a quella che fu la Terra. La protagonista si chiama Ofelia ed è originaria dell'arca che si chiama Anima. È una ragazza timida, goffa, un po' miope, ma con due doni particolari, ovvero può attraversare gli specchi e leggere il passato degli oggetti. L'attraversa specchi perché usa gli specchi proprio come mezzo di trasporto tra un luogo e un altro. Lavora come curatrice di un museo finché le decane della città decidono di darla in sposa al nobile Thorn della potente famiglia dei draghi. Bene, questo significa per lei trasferirsi su un'altra arca che si chiama Polo, molto più fredda e inospitale rispetto ad Anima, abitata da bestie giganti e famiglie sempre in lotta tra loro. Ma per quale scopo è stata scelta proprio lei? Ebbene, tra oggetti capricciosi, illusioni ottiche, mondi galleggianti e lotte di potere, Ofelia scoprirà la chiave fondamentale di un enigma a cui potrebbe dipendere il destino del suo mondo. Una saga ricca e appassionante che sta conquistando migliaia di lettori sia giovani che adulti e che vede l'arrivo in libreria di questo suo terzo volume che si intitola Le memorie di Babel. In questo volume esploreremo in particolare la città di Babel e sonderemo il cuore di Ofelia, nel quale vive un segreto inafferrabile, chiave del passato e nello stesso tempo chiave anche di un futuro per il momento incerto. Ci troviamo davanti, come avrete capito, a una storia originale e appassionante, in grado di coinvolgere lettori di ogni età. L'autrice Christelle Dabois, cresciuta a Cannes in una famiglia di musicisti e artisti, scrive le prime storie all'università e dal 2005 vive in Belgio. Consigliata quindi l'intera trilogia, cui seguirà un quarto volume che ancora non è stato pubblicato nemmeno in Francia. Comunque è rivolto a tutti coloro che amano il fantasy ma amano anche farsi sorprendere. Una saga rivolta a un pubblico adulto che può però essere letta anche dai più giovani. Infine torna in libreria uno dei maestri della letteratura internazionale. Sto parlando di Ian McEwan, che è stato di recente in Italia al Festival Letteratura di Mantova. Il nuovo romanzo si intitola Macchine come me ed è pubblicato per l'Italia dalla casa editrice Einaudi. Ma di cosa parla questo romanzo? Innanzitutto ci troviamo nel 1982, una versione particolare di questo anno. Diciamo un anno alternativo a quello che conosciamo, in cui la guerra delle Falkland si è conclusa con la sconfitta dell'Inghilterra e i quattro Beatles hanno ripreso a calcare le scene. Anche il decrittatore del codice Enigma, Alan Turing, è scampato alla morte precoce e i suoi studi hanno reso possibili alcune delle conquiste tecnologiche di questi altri anni Ottanta, dalle automobili autonome ai primi esseri umani artificiali. Charlie Friend, il giovane protagonista di questo libro, riceve una cospicua eredità dalla madre, con la quale decide di comprare una macchina, uno dei 25 prototipi esistenti al mondo. Bellissima e potente, dotata di un nome e di un corpo, questa macchina ha un'intelligenza e sentimenti e una coscienza propri. È l'androide Adam, creato dagli uomini a loro immagine e somiglianza. Charlie è convinto che Adam potrà aiutarlo nel conquistare l'affascinante ma sfuggente Miranda, la giovane vicina del piano di sopra. Per certi versi non ha torto, perché il primo non uomo ha accesso a tutto quello che si può sapere, dalla soluzione del problema matematico P e NP all'influenza di Montagnier su Shakespeare, fino al modo di vincere le resistenze di Miranda e penetrarne il segreto. Un segreto però complicato e doloroso che, quando emerge, pone ciascuno di fronte a un dilemma etico lacerante. Ebbene, la sua stessa esistenza, quella di Adam, pone l'eterna domanda: in cosa consiste la natura umana? Ebbene, l'autore inglese ha dichiarato di non considerare il suo romanzo come un libro di fantascienza, perché, dice, è impossibile prevedere il futuro. Fatto sta che questo libro pone diverse domande all'ordine del giorno e dà anche possibili risposte su ciò che potrebbe accadere. Tuttavia, Macchine come me affronta temi universali ed etici su cui tutti prima o poi dovremo interrogarci.
Una lettura senz'altro consigliata che ha incuriosito non solo dalle intelligenze artificiali, ma da questo mondo tecnologico sempre più in avanzamento. Allo stesso tempo, un libro che tratta temi molto umani, ma non sveleremo altro. Vi consigliamo invece la lettura di Macchine come me di Ian McEwan, pubblicato dalla casa editrice Einaudi. E con quest'ultimo consiglio di lettura termina anche la puntata di Bookmania di oggi. L'appuntamento è come sempre rimandato a venerdì prossimo. Troverete la puntata anche online su YouTube se vorrete rivedere e prendere appunti sui libri di cui abbiamo parlato. Un grazie a tutti per essere restati con noi. Appuntamento alla prossima e buon weekend di letture. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.